io sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Buon anno a tutti! Siamo arrivati nel 2020. Oggi che sto girando è il 2 gennaio perché, essendo un video dei preferiti, voglio sempre completare tutto il mese, perché fino al 31, il 30, può succedere qualcosa che vorrei raccontarvi nel video dei preferiti del mese. Vi auguro a tutti buon anno, spero che questo anno sia ricco di gioie, di emozioni, di sorprese e che riuscite a realizzare qualche vostro sogno magari. Io sono gasatissima, sono contenta. Spero che abbiate passato delle buone feste, c'è ancora la Befana, però spero che abbiate passato buone feste di Natale e di Capodanno, che vi siete divertiti, ma sempre attenti, mi raccomando, perché la gente si fa male sempre, cioè ogni Capodanno qualcuno si leva delle dita, delle mani, muoiono molte persone, quindi sempre molta attenzione con i botti, che io non faccio mai, perché sono contro, più che altro per i cani, li spaventano, e poi anche perché sono molto pericolosi in realtà. Appunto, questo è il video dei preferiti del mese di dicembre. Mi sa che volevo dirvi un'altra cosa, ma mi sono dimenticata. Non mi ricordo. Ah, voi subito dopo il 31 che fate? Perché noi l'1, cioè ieri, io avrei voluto registrarlo magari ieri eccetera, però mi era un attimo sfuggito di mente che noi l'1 in realtà festeggiamo come fosse Natale. Quindi ci mettiamo a pranzo insieme, la famiglia, gli amici eccetera, e finiamo la cena, e finiamo relativamente tardi. L'1 siamo tipo stanchissimi, diciamo vabbè basta, ce ne andiamo a casa. Quindi anche noi ieri abbiamo mangiato, e volevo sapere se anche voi fate così. Quindi se fate così, mi raccomando, lasciatemelo scritto giù nei commenti, perché sono curiosa di sapere come festeggiate. Spero appunto che abbiate passato delle buone feste. Adesso cominciamo però con il video, perché non so perché oggi sono gasatissima. Come foto preferita del mese vi faccio vedere questa qui. Allora, questa foto l'ho fatta mi pare il 27 o il 28 dicembre, uno di questi ultimi giorni di dicembre, ma ho deciso di metterla perché, a parte che è bellissima, cioè mi piace il tramonto, molto sereno, ecco, però durante questo mese ho visto tanti tanti tramonti, e appunto, come ho scritto nella descrizione del mio post di Instagram, è incredibile come le cose più semplici a me comunque mi emozionano, no? Come appunto un tramonto. E vi invitavo a ricordarvi di quanto è bello, di quanto è bella la natura, di quanto è semplice, di quanto è meravigliosa, e che appunto bisogna averne cura. Come musica, allora, comincio con la prima un pochino particolare. Stavo su YouTube e ho visto questa canzone, il titolo era Come leggere la dislessia, un bambino dislessico, non mi ricordo bene come era il titolo, e ho scoperto che in realtà era una canzone, e vi invito ad ascoltarla perché è molto carina. Appunto, vi spiega la dislessia per una persona, praticamente è molto molto carina. Io vi faccio sentire un pezzettino. Quando leggo ad alta voce o piano, non capisco e sembro strano. Un'altra canzone è questa qua di Niall, l'ultima, che è Pure a Little Love Me. Ovviamente mi sono stra emozionata, e lì mi sono vista tutti i concerti live di Niall, mi sono vista Pure a Love on Me. Ok, la terza canzone è questa qui. Come vi stavo raccontando in uno dei vlogmas, ho partecipato, grazie all'agenzia con cui lavoro eccetera, al backstage del videoclip di, adesso ve lo posso dire perché è uscita la canzone, di Alessandra Amoroso. E il videoclip era Immobile, quindi questa canzone ci sono entrata un bel po' in fissa. Allora, poi ci sta film. Ho visto 3 film questo mese. Ho visto Il Campione del regista Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano, se non sbaglio, mi pare. E niente, praticamente parla appunto di questo ragazzo che è interpretato da Andrea, che è un giocatore della Roma, della squadra della Roma, ma è giovane e doveva prendere la maturità, e quindi la Roma gli cerca un insegnante privato, che in questo caso poi sarà Stefano Accorsi, e dovrà insegnargli dove gli far prendere la maturità. E quindi poi tra loro lascia un bel rapporto, e niente, una storia molto molto carina, molto diversa dai film che vedo di solito. E lo stava vedendo mio fratello piccolo e mio padre, che sono amanti della Roma da impazzire, quindi l'ho visto, è un sacco
carino. Poi ho visto Diverso da chi di Umberto Carteni con Luca Argentero, Claudia Gerini e Filippo Nigri. È un film carinissimo dove lui cioè lui dice che è gay, però diciamo che poi con Claudia eccetera fanno un pochino di macelli, ed è carino perché comunque è centrato che loro devono fare questa campagna politica eccetera, lui sarebbe il sindaco e lei la vice sindaca, e quindi niente, nasce un bel rapporto tra loro, diventano amici anche se all'inizio si odiavano, mettiamolo così, e quindi è carino, è tanto per passare una serata così. Infine ho visto A un metro da te, che penso conosciate tutti senza che vi sto a dire niente. L'ho voluto rivedere perché era da un po' che non lo vedevo e non mi ricordavo come finiva. Io ho detto fammelo rivedere così per piangere, no? Per la categoria serie TV ho semplicemente ricominciato a vedere Grey's Anatomy, l'ultima stagione, e sto aspettando il 9, dovrebbe ricominciare, e sto aspettando il 9 per rivederla. Assurdo, vabbè, Grey's Anatomy, se non l'avete mai visto, ok. Cioè nel senso, se non l'avete mai visto perché pensate che non vi piaccia, ok, potrete provare, ma non so se vi conviene ricominciare tutte le stagioni, cioè non ha una fine, dicono già che faranno quella dopo, non so quanto mi convenga. Per la categoria altro invece volevo farvi vedere tre cosine molto semplici. Allora, la prima appunto, senza che ve la apro perché l'ho fatta vedere nel video dei regali, è appunto la cassa Bluetooth di Anker che mi hanno regalato per il compleanno. Lo sto usando a casa, ogni tanto la uso quando voglio sentire la musica magari un pochino più forte, più strong, non so perché. E niente, quindi uno è questo, un oggetto. Poi ho cominciato a utilizzare questo per lavarmi sotto la doccia, per il corpo, che si mette a fuoco. Questo è invece uno dei regali, perché ho detto di compleanno, della cassa, no, di Natale. Pure questo è compleanno, mannaggia, è per i regali di Natale. No, questo non è vero, questo è per il compleanno. Vedi, sto impicciando. E niente, quindi è questo latte doccia profumato della Puma e mi piace tantissimo il profumo, davvero tanto. Infine, questo diciamo gliel'ho mezza rubata a mia madre. Mia madre fa l'insegnante, quindi ogni anno poi i bambini inteso gruppo genitori eccetera, perché fa delle elementari, e tra colleghe si fanno dei regalini, dei pensierini di Natale. E le hanno fatto questa e gliel'ho rubata perché è troppo carina. Con Babbo Natale, cioè, è carinissima. È uguale, da tutti e due lati. E niente, gliel'ho rubata e me la sono messa in camera perché ho fatto: mamma, io in camera non ho neanche una decorazione da natalizia. L'unica cosa era una candela, ma l'abbiamo usata a Natale sulla tavola. Quindi lei poi se l'è tenuta di lanzalotto, ho detto fammene prendere una, gliela rubo. E quindi niente, me la sono messa in camera. Dopodiché arriviamo ai preferiti del mo... Arriviamo ai momenti preferiti del mese. All'inizio ho finito l'ITS, quindi ci sono stati vlogmas, comunque ci siamo tenuti compagnia a vicenda in questo modo, quindi se ho fatto qualcosa in più particolare appunto ci sono stati vlogmas. L'unica cosa è che questo mese c'è stato il compleanno di Michele, quindi siamo stati a casa sua una sera con gli amici, una sera con i parenti, una cosa molto semplice. A lui ho regalato un fotolibro, che se non appunto non avete visto vlogmas ve li lascio qui nell'info, perché ho regalato questo libro di Chiwi dove spiego, è un fotolibro appunto, Chiwi è un sito online, l'ho fatto lì e vi spiego un po' i pro e i contro. Comunque non ve lo posso far vedere perché appunto ce l'ha lui. Gli è piaciuto tantissimo, non se l'aspettava, e io sono contenta. Una cosa particolare che abbiamo fatto il 23, prima della vigilia, con Giorgia, la mia amica fotografa, non so come altro post, cioè è per ricordarvelo, ok, abbiamo fatto delle foto in vasca da bagno e abbiamo sperimentato un po' con il latte, i fiori, con i completini eccetera, niente di scandaloso. Quella è stata una giornata un po' particolare e bella perché era da tantissimo che non la vedevo. Poi vabbè, c'è stato la vigilia, Natale, Santo Stefano, regali, mangiare, ingrassare, e ok. E infine l'ultima cosa bella di dicembre è stato proprio Capodanno, quindi pochi giorni fa ci siamo divertiti. Noi purtroppo alla fine, non purtroppo, però
siamo sempre relativamente pochi. Io non sono mai stata a capodanni con troppa gente, soprattutto che non conosco, non mi piace, no? C'è il detto che fa: chi sta insieme a capodanno sta insieme tutto l'anno. Quindi non lo so, mi piace pensare che preferisco passarlo con i miei amici stretti, stare bene, perché io sto bene con i miei amici stretti, ovviamente mi diverto. E l'ho passato a casa di una mia amica insieme ad altri nostri amici, abbiamo mangiato, abbiamo giocato ai giochi da tavolo, quindi tipo tabù, abbiamo fatto i mimi, ci siamo ammazzati dalle risate, abbiamo mangiato, già l'ho detto, abbiamo mangiato e poi noi non abbiamo appunto fatto i fuochi, perché comunque il posto dove sta lei è molto molto bello, perché è un terrazzo su un palazzo, quindi alla fine, e intorno ci stanno tutte case più basse, quindi si vede tutta Roma, perché c'ha i balconi ovunque, tutto intorno, perché è la mansarda, e quindi si vedono tutti i fuochi d'artificio, eccetera. Ho fatto semplicemente le stelline, e con le stelline abbiamo ricreato la scritta Happy New Year 2020, e vi lascio qui il collage di quello che ho messo su Instagram, perché è carinissimo, cioè abbiamo fatto questo, ci abbiamo messo tanto, ci abbiamo messo più di mezz'ora al gelo, ma è stato divertente e niente, quindi sono stata contenta. E dicembre è finito, appunto è cominciato gennaio e wow, un altro anno, mamma mia, il tempo passa velocissimo, madonna. Vi invito a lasciare un bel mi piace, mi raccomando, ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!